Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nell'orto del Padre Guardiano, potremmo dire proprio così. Vedete la grande chiesa di Santa Maria delle Grazie, siamo proprio alle spalle. Oggi qui vogliamo raccontarvi, attraverso il testo di Padre Marcellino di Asenzaniro, Profilo di un Santo, quanto accadeva anche con i suoi confratelli. Ecco, scrive Padre Marcellino, quando la metteva sul gioco, ovvero Padre Pio, come racconta spesso Padre Pellegrino Funicelli, non mancava di fare dell'umorismo sul contrasto delle proprie convinzioni con quelle dei fedeli. E più volte ci siamo trovati a raccontarvi una serie di episodi, ma qui un episodio lo racconta proprio Padre Marcellino dal suo diario personale. Lui racconta: oggi Padre Eustachio, corrispondente di lingua inglese, ha detto a Padre Pio: Padre, ha scritto una persona dall'Inghilterra dicendo che per i vostri meriti e le vostre preghiere è guarita dal cancro. Padre Pio, dopo una breve pausa, rispose: se il Signore dovesse badare ai meriti miei, dovrebbe fare tutto il contrario di quanto chiedo, come con quel tal prete. Mostrando Padre Eustachio di non aver capito a chi si riferisse, infatti rimase un po' così, un po' impietrito, disse: ma di che cosa si tratta? Padre Pio raccontò: beh, c'era un prete che, richiesto da un contadino di dire la messa per la guarigione della vacca, al memento dei vivi, il memento è il punto della messa in cui si fa ricordo dei fedeli presenti, anche di quelli che il sacerdote presenta così poi alla misericordia di Dio. Bene, al memento dei vivi, alzando la voce, disse: Signore, fai morire la vacca di quel povero uomo. Alla fine della messa il contadino entrò in sacrestia per fare le sue rimostranze, ma il prete, prevenendolo, disse: buon uomo, lo so. Che cosa mi vuoi dire? Cioè che non ho pregato secondo la tua intenzione. Ho detto infatti al Signore di far morire il tuo animale. Ma non ti preoccupare, perché in realtà io ho pregato per la salute della tua vacca. Vedi, siccome io sono un peccatore, il Signore Dio fa sempre tutto il contrario di quello che io dico. Ebbene, alla fine di questo racconto, le persone del piccolo gruppetto che si era formato attorno a Padre Pio non sapevano se ridere per la facezia oppure riflettere sul giudizio negativo che Padre Pio stava esprimendo proprio su se stesso.